La tradizione più intimamente legata alla vita religiosa e culturale di Lanciano è la squilla, una campanella posta sulla torre civica della città. La squilla che suona la sera del 23 di dicembre dalle ore 18 alle ore 19. Però la campanella suona tutti i giorni alle ore 8, ma nessuno l'ascolta. Stranamente la sera del 23 dicembre questa campanella dà una voce veramente insinuante e accattivante, riesce a compiere dei grandi miracoli, perché secondo me il nucleo fondamentale della squilla è questo. A Natale bisogna far pace, quindi togliere via tutti gli odi, i rancori, bisogna far pace. È una esigenza che nasce per un credente dalla riflessione, dalla meditazione sul mistero del Cristo che nasce, del Cristo che viene a salvare l'umanità. Gli angeli sulla grotta cantano gloria a Dio e pace in terra agli uomini che egli ama. L'annunzio della pace è fondamentale. Il dono messianico tanto atteso è Gesù Cristo, lui stesso è la pace, Isaia dice principe della pace. Allora che cosa succede? Succede che, potrei dire forse anche succedeva, perché oggi i tempi sono cambiati, succede che quando comincia a suonare questa campanella tutti devono tornare a casa per trovarsi in tempo per questa specie di rito della squilla, di rito che è profondamente religioso, della squilla all'interno delle famiglie. Diciamo di una certa età l'abbiamo visto sempre col solito rito, bellissimo rito che speriamo che duri per sempre. Anzi, proprio adesso io e il mio amico Paolino stavamo parlando che ci siamo meravigliati, ci ha fatto proprio un sacco di meraviglia, i molti giovani che stavano qui in piazza. E speriamo che questa tradizione rimanga, pertanto io dico per sempre, auspicherei che rimanga per sempre. È una tradizione che proprio non deve morire, non deve tramontare. Si è sempre tenuta a Lanciano, perciò da quello ogni tradizione qui non tramonta. Una volta si è sentita davvero la squilla Lanciano, perché tutti i genitori volevano che tutti i figli restassero a casa fra le 6 e le 6:30, una mezz'ora, qua suonava la squilla. Dopo, qua fra suonava la squilla, si faceva la mano alla mamma e al padre, e poi si faceva la mano alla nonna, tarare due soldi, un soldo, a una zia, tarare un portogallo, gli vanno uscire da casa, tarare due caracini. È un significato che dava tante cose nella vita, si sente molto da Natale. La pace della famiglia, la pace del mondo. Oggi invece no, oggi non si sente più niente fatto da qui. Cioè, è rimasta una vecchia la tradizione, non risente una certa età, una mezza età e andando sopra. Aggiunto di oggi non la risente più. Ha perso quasi un po', ha perso quasi tutte cose. È qualche cosa religiosa e qualche cosa da risentire nella vita. La squilla al Lanciano, il significato della buona Natale e della pace della famiglia.
dire questo, che a casa mia si fanno tante feste, però l'unica festa che io desidero sempre, che si faccia sempre, è quella che facciamo la sera della Squilla, dove riuniamo i familiari, dopo aver detto una preghiera, dove mangiamo le solite cose di tutti gli anni, quei bambini che hanno il regalino. Quando ero ragazzino io andavo da mio nonno, portavamo dei sigari, lui ci dava dei caracini, le mele, bicchiere di dolci come adesso, prima c'erano queste caracini, mele e così, farfallese, fesserie di niente. Sì, baciavamo la mano a mio nonno e per allegria della squilla di Natale, che mentre sono quella squilla, finisce suonare la squilla, tutti quanti ci mettiamo in ginocchio, facciamo la preghiera per venirci la squiglia del 23 a sera, facciamo la preghiera, poi ci baciamo tutti quanti in famiglia e poi si andava dai zii, dai nonni, dai miei nonni e lì facevamo qualche castagno, qualche arancio, qualche cosa. Ricordo così di un tempo passato più che altro. Non lo so se ancora sia rimasta la tradizione. Nelle case sì, forse, nelle case sì, ma va spegnendosi, secondo me. Io ho questa impressione che sia, diremo, piuttosto apparenza anziché sostanza. Va perdendosi la tradizione. Quando viveva mio nonno, allora sì, perché tutti quanti s'andava da lui, che lui poi era un uomo che teneva moltissimo alle tradizioni. Quindi questo raccoglimento intorno a lui, lui era come, diremo, lui era il capostipite, quindi era il ceppo attorno a cui noi tutti quanti ci si riuniva. Ecco. Ma ora a poco va perdendosi lo spirito, secondo me. Manca un ceppo intorno a cui ci si possa riunire, perché la famiglia un po' ha perso moltissimo della vecchia tradizione, del vecchio significato. La cosa più bella che ci può stare a Lanciano, pensa un po' che in Sudafrica da prigionieri io e tante altre lancianesi il giorno di 23 ci facevamo tante delle piante, ma una parola quanto è bella risentire che la campanella. Secondo la tradizione, la squilla ricorda il viaggio che un arcivescovo di Lanciano, Paolo Tasso, compì ogni anno dal 1588 al 1607, a piedi scalzi, dal suo palazzo fino alla chiesetta campestre della Iconicella, distante circa 3 chilometri, in segno di penitenza e per ricordare il viaggio dei pastori alla ricerca della grotta di Betlemme. La campanella suonava per un'ora durante il pellegrinaggio di Monsignor Tasso, rimanendo a testimoniare l'ora della pace, intimamente legata al patrimonio tradizionale dei lancianesi.